Siamo in questo magnifico palazzo settecentesco, non so a quanti anni risale. Però è bellissimo, solo che purtroppo è un po' malandato, lo dovrebbero aggiustarlo. Sistemare, appare che siano stati stanziati dei fondi per ristrutturare l'esterno, solo l'esterno, ahimè l'interno rimarrà ancora così, non sappiamo per quanto tempo. Però sarà data la classica lavata di faccia, come si suol dire. Vabbè. Siamo con Andrea De Silvio, stiamo facendo il programma, la quinta puntata. Che va ogni venerdì, abbiamo destinato il giorno che il venerdì va, è tutto di Andrea De Silvio, è tutto destinato alla sua puntata, e parliamo di quello che è sociale, di quello che vediamo qui, gli scivoli, roba varia. Per fortuna che qua in piazza stanno, almeno per la piazza. Però io volevo dirti, come ha finito con quel signore? Allora, quel ragazzo, grazie a Dio, la settimana scorsa sono andati a ripristinare il tutto, quindi le hanno fatto questo varco d'accesso pedonale per disabili. Dopo tante pressioni, dopo tanto cattivo sangue, grazie a Dio la cosa si è risolta, quindi abbiamo risolto, abbiamo anche questa magnifica veduta della vasca di mola, e abbiamo questo oggi, ormai questo il programma viene registrato, oggi giovedì, data 11. Oggi è 12. Sono sbagliato, 12. Però non parliamo di ISE. Ho sentito Nicola, questa cosa di... A proposito di ISE, praticamente da anno nuovo è entrato in vigore il nuovo ISE, come si vuol dire, indicatore di situazione economica equivalente. Fino a che era in vigore il vecchio ISEE, indennità di accompagnamento e pensione sociale non rientravano nell'ISEE, perché sono somme non fiscalmente rilevanti, quindi non rientravano. Da che è entrato in vigore il nuovo ISEE invece, queste somme purtroppo rientrano. Quindi laddove si chiedono servizi al comune, si fa riferimento all'ISEE, quindi queste somme non fanno altro che aumentare l'ISEE del disabile o dell'anziano che richiede queste prestazioni, e ahimè si vanno a pagare delle somme. Però c'è da dire anche un'altra cosa: a suo tempo è stato già dal 2014, quando si è avuto sentore del nuovo ISEE e si è avuta chiara la situazione di quello che si andava incontro, fu fatto a suo tempo un ricorso a livello nazionale. Ieri sera abbiamo avuto notizie che il ricorso ha avuto buon fine, quindi il TAR del Lazio ha accettato il ricorso, quindi anche il TAR si è espresso dicendo che sia indennità di accompagnamento che pensione sociale non devono rientrare nell'ISEE. Quindi adesso vedremo lo Stato come si comporterà, però il TAR è stato chiaro, ha detto che queste somme non devono rientrare nella maniera più assoluta nel calcolo ISEE. Andrea, naturalmente Andrea, oltre all'ISE ci sono anche i problemi locali che sono molto, mostrano le votazioni, spero di chiunque vada di prendere in mano le redini, anche la parte sociale che anche ha bisogno del... Certo. Tu fai parte di un'associazione che si chiama? Io faccio parte del sindacato Sfida, sindacato famiglie italiane diverse abilità. Si possono iscriversi le persone che sono... Sì, ovviamente, noi siamo un sindacato che si mantiene, vive con le iscrizioni, praticamente l'iscrizione costa 20 euro l'anno. Quindi il sindacato non riceve finanziamenti, non riceve niente da nessuno. Noi siamo un sindacato fondato principalmente per tutelare i diritti dei disabili ed è formato da disabili in prima persona e da familiari di disabili, che facciamo questo lavoro per puro volontariato. Non abbiamo nessun compenso da nessuna parte, non abbiamo soldi da nessuno. Per potersi maggiori informazioni possono contattare. Possono rivolgersi a me. C'è un numero telefonico, c'hai? Sì, ovviamente, il mio è il 335-65-85-875. Oggi con Socializziamo abbiamo parlato di ISE, di Mola,
Nicola, stavi dicendo della campagna elettorale che sì. si appresta, appunto, cioè si appresta ormai, siamo alle, diciamo, porte, siamo alle porte, quindi fra tre mesi si vota, quindi ormai, diciamo, a breve si accenderà la bagarra elettorale. No, no, Nicola, io non sono candidato. Non sono candidato, assolutamente. Neanch'io, io mi sono candidato su Facebook. Mi sono Ma candidato. Al momento nessuno è candidato, Nicola, al momento nessuno è candidato perché non ci sono liste, non c'è niente. Poi si vedrà, chi vivrà vedrà dopo. Mm. Al momento siamo tutti fuori. E come dicevi, che i vari candidati ovviamente dovrebbero. Cioè non impegno sulla carta come si fa di solito, faremo, diremo, realizzeremo. Abbiamo bisogno di fatti concreti, abbiamo bisogno che i disabili e le persone bisognose possano vivere il paese a pieno, senza limiti, quindi ben bisogno ci deve essere accessibilità di, da per ben bisogno di realtà di tutti quanti, chiunque sia, sia disabile o non, perché realmente oggi non se ne può più. Ovviamente, la gente ha bisogno di cose concrete. Oggi non se ne può più, oggi non si può andare più avanti dicendo cavolate. Oggi. Le chiacchiere ormai, noi italiani siamo pieni di chiacchiere, ormai non ci crediamo. Mi auguro almeno che i molesi aprono gli occhi e non si facciano abbagliare dalle promesse della casa, del lavoro e di quant'altro, perché ormai sono cose squallide. Chi pensa di fare campagna elettorale in questi termini, Nicola, è squallido, illudere la gente, prendere in giro la gente, e specie in questo periodo che c'è tanto bisogno, la gente non ha lavoro, non ha di che andare avanti, non ha di che vivere, quindi è facile, trovano terreno fertile questi personaggi loschi, perché chi fa politica in maniera losca promette questo. Magari. Bisogna promettere ciò che si può mantenere, anzi se non si promette è meglio dire io mi impegnerò al massimo, darò il massimo, ma non che farò questo, farò quest'altro, perché poi quando si arriva lì a governare il paese, poi si dice no, questo non lo posso fare più perché ho trovato questa situazione e quest'altro non lo posso fare perché pensavo fosse in una maniera, invece è in un'altra maniera. Non bisogna promettere, dire che si darà il massimo, il massimo impegno per il paese e collaborare con tutti quanti. Collaborare con tutti, senza alla fine gli schieramenti, ahimè, esistono, però per il bene del paese, per il bene comune si dovrebbe andare oltre, perché la situazione che noi viviamo certamente non è una situazione di normalità, è una situazione del tutto particolare che necessita delle forze di tutti per far sì che le cose vadano meglio. Andrea, un saluto a tutti quanti. Okay. Dalla magnifica Mola, ma che magnifica Mola. Certamente, Nicola, certamente. Soltanto noi, anche noi stessi, renderla più bella, renderla più vivibile. Prima di tutto dobbiamo essere noi, Nicola, perché siamo noi, il paese lo viviamo noi, quindi se noi non ci comportiamo in una certa maniera, non rispettiamo non so, la pulizia delle strade, degli ambienti in cui viviamo, non rispettiamo le regole, è chiaro che si crea solo caos. Allora, magnifica Mola, Andrea Desilio, Nick Rivero, Nicola Piuma, come mai. Ok, grazie. È la bella vasca. È la bella vasca monumentale. Ok, un saluto, un abbraccio a tutti, buona giornata.